È finita in tragedia la 17ª edizione del rally storico campagnolo che si tiene a Recoaro Terme nel Vicentino, un rallista di 51 anni, Michele Bortignone, morto mentre si trovava alla guida dell'auto da rally. Al suo fianco la figlia 21enne che gli faceva da navigatore si è accorta subito che qualcosa non andava e che il padre era stato colto da un malore improvviso che poi gli è stato fatale. Incredibilmente il 51enne è riuscito ad accostare ma poi non ha più ripreso conoscenze, a nulla sono valsi i tentativi dei medici di rianimarlo. Tempestivo è stato l'intervento dell'elicottero di Verona Emergenza, che però ha potuto solo constatare il decesso dell'uomo. Nessuna lesione invece per la figlia. Oltre a lei, Bortignon si era fatto accompagnare a questo appuntamento anche dal figlio 13enne che lo aspettava al box. Il 51enne, che faceva parte del team Bassano alla guida di una Ford Escort RS, era al suo esordio. La gara ovviamente è stata subito annullata